Cittadini, associazioni, rap, reset, comune, anche detenuti, tutti in strada per ripulire le piazze di Palermo. E questo è il fine di Piazze Pulite, il progetto lanciato dalla rap per mantenere pulita la città. Pale, scope e soprattutto sacchetti per la raccolta differenziata, mentre rami, sterpaglie ed erbacce saranno ritirati dagli operai della reset. Io credo che sia la chiusura di un cerchio, perché credo che l'unione di cittadini, le associazioni, il volontariato, le società partecipate al Rapper Reset per dare un nuovo approccio a quello che è la città. È uno splendido accordo civico, l'amministrazione che si mette a disposizione con le proprie aziende, i cittadini che considerano una piazza, una strada come casa propria e quindi contribuiscono al decor. Piazze Pulite nasce per stimolare il senso di responsabilità e la partecipazione attiva dei cittadini rispetto alla propria città. Mi sembra una iniziativa importante che dà spazio anche soprattutto ai cittadini per fare la loro parte, perché almeno quello di cui siamo convinti come volontari è questo, che ognuno deve fare la sua parte. È un problema di cambiamento culturale, perché finché buttiamo in 200 posti al giorno abusivamente rifiuti non riusciremo mai e poi mai a tenere una città pulita, perché è impossibile.